Che dici, Matti? Facciamo il prossimo video? Lo prendo come un sì. Ciao a tutti ragazzi, sono Alex e benvenuti in questo mio nuovo video. Eddie ed Eddie, il cartone animato della mia infanzia, creato nel 1999 da Danny Antonucci, uno dei cartoni che ha avuto un grandissimo successo in Canada e è stato portato qui in Italia nel 2001. Chi come me non veniva la voglia di canticchiare la sigla fischiando? Mi ricordo quasi ogni episodio che ho visto in quel cartone, dai più divertenti ai più strani. E mi ricordo anche ogni singolo personaggio che si trova in questo cartone. Anche Tavoletta, naturalmente. Insomma, lui è il personaggio più carismatico, con più personalità. È soltanto un fottutissimo pezzo di legno. Che cosa ho intenzione di parlare su Ed the Eddy? Beh, della sua teoria inquietante, o meglio, della sua creepypasta. Ma ci vuole il giusto effetto. Narra la leggenda che Ed e Eddy in realtà sono morti con tutti i ragazzi del quartiere e si trovano in un purgatorio che sarebbe questo strano mondo piccolo e insignificante. Sono costretti a vivere per l'eternità in un'eterna estate e non possono sfuggire a questo grosso limbo. Questa storia fa dire soltanto una cosa importante. Ma vaffanculo, va! Eh sì ragazzi, questo è quello che penso io. Voglio dire, come creepypasta è figa, ma non credo che sia veramente così. È facile che dire soltanto che, dato che è un cartone animato per bambini, dire che questa teoria è falsa. Per questo io ho anche delle prove che voglio dimostrarvi che questa teoria non regge. Innanzitutto ragazzi, nella creepypasta dicono che si trovano in un'eterna estate, 24 ore su 24, e quindi sale un dubbio. Se veramente si trovano in un'eterna estate, come mai in alcune stagioni sono in autunno, in inverno o anche in primavera? O che mi sbaglio io? In estate ci può essere anche la neve, i pupazzi di neve possono tranquillamente stare in estate. Colaf, fai pure salti di gioia. O forse perché semplicemente non sono in un purgatorio. Poi alcune teorie che dicono che sono morti sta a guardare nel modo come sono fatti i personaggi, che alcuni sono di colore strano e anche segni particolari. Ma io ragazzi sinceramente non vedo nulla di strano. Posso capire che ci sono cose strane tipo che Ed è giallo e alcuni di loro hanno anche delle lingue colorate come se fossero in decomposizione. Però alcuni di loro che sono di colore così veramente strano, se stiamo a parlare anche dei Simpson, io non vedo nulla di male. E poi basta semplicemente ragazzi guardare attentamente coloro che li hanno creati, il loro simbolo, che è fatto in un modo veramente folle, strano, uscito da uno psicopatico. Quindi semplicemente hanno fatto come lo volevano fare, in una maniera folle e veramente bizzarra. E poi un'altra teoria dei ragazzi del quartiere, che ognuno sono di epoche diverse, che Ralph sarebbe del 1939, Nat sarebbe una hippie, Kevin è del 90 e persino Eddie che è del 45. Sinceramente ragazzi sembrano tutte di epoche uguali. Ok, va bene che Ralph forse è il più antico di tutti, ma dato che fa parte di una famiglia di campagna è ovvio che sarebbe un po' all'antica. Poi soprattutto anche doppia D. Ok che ci sono i computer, ma lui usa una di quelle tastiere vecchie, ma sa di fatto che, dato che è un super genio, riesce a riparare qualsiasi cosa di elettronico. Perciò ragazzi, parlando di epoche diverse, non vedo dove lo possiate vedere. Però c'è un grandissimo mistero che tutti quanti si porgono, quelli che tutti cercano sempre di spremere il cervello per sapere come cazzo è possibile questa cosa. Dove sono tutti? Perché si vedono soltanto questi ragazzi? Perché non vediamo mai un adulto o un altro bambino? E qui ragazzi parte la mia teoria. Mettiamo in pausa un secondo Ed ed Eddy e parliamo di un altro cartone animato, lo straordinario mondo di Gumball, un cartone che sicuramente è uscito da un drogato che non sapeva cosa cazzo fare tutto il giorno, che comunque anche se so per quanto è strano io lo guardo comunque perché è una figata. Avete presente ragazzi che fra Ed ed Eddy e Gumball i personaggi sono sempre gli stessi? Naturalmente che su Gumball ce ne sono di più. In un episodio particolare di Gumball, che si trovano a scuola, stava parlando con la sua sorellina e si chiedeva come mai era l'unica bambina piccola di quella scuola. Anais gli spiega che il mondo non deve girare tutto intorno a sé e gli dice di aprire gli occhi. Allora Gumball e Darwin cominciano a concentrarsi, a sforzarsi, come se sembra che stessero cagando, e cominciano a vedere altri personaggi, cosa che erano sempre lì nella scuola ma mai notavano. Dopo che ha aperto veramente gli occhi, si è dimostrato che ci sono stati altri personaggi, oltre che a loro, ed è via che la scuola è cominciata ad apparire numerosi nuovi protagonisti. Per alcuni di voi che lo sanno di sicuro, che sia Gumball e Darwin sono consapevoli di essere un cartone animato e sanno anche di avere una serie tutta loro. Infatti in alcuni episodi nuovi scoprono anche di esserlo e di avere anche un loro show. Perché vi sto raccontando questa cosa di Gumball? Perché secondo me, in Ed ed Eddy, non vediamo altra gente semplicemente perché non servono. È il loro cartone animato, con i personaggi secondari. Perciò non servono altra gente. Un po' strana come idea, ma sì. Perché anche il trio degli Ed,
è consapevole di essere un cartone animato. Perciò secondo me è questa la teoria. In verità, ragazzi, non so se anche i personaggi secondari lo sanno di essere in un cartone. In conclusione, ragazzi, questa qui è la mia teoria del fatto perché non vediamo altre persone. La verità è che si trovano fra loro, ma non li vediamo semplicemente perché non è il loro cartone animato. È il cartone animato di Ed e Eddy, tre ragazzi del quartiere che cercano di fare soldi per comprarsi le spaccamascello tanto amate. E dato che occorrono personaggi secondari, ci sono i ragazzi del quartiere e ogni giorno si trovano in nuove disavventure. E naturalmente che noi nella nostra infanzia abbiamo amato sempre e sarà una parte della nostra vita che con loro non dimenticheremo mai. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Scrivetemi sotto i commenti che cosa ne pensate voi di questa mia teoria. E scrivetemi alcuni di voi chi ha sentito questa creepypasta del purgatorio e tra chi voi gli hanno rovinato l'infanzia. E scrivetemi su quale prossimo argomento volete che io parli. Naturalmente voglio ringraziare uno youtuber che si chiama DJ Raffs. Vabbè, sotto vi metto il link in descrizione. Lo ringrazio naturalmente perché mi ha dato il permesso di prendere alcune delle sue musiche, naturalmente senza copyright. Vi consiglio di andare a vedere il suo canale e vedere le sue musiche, che sa farle molto bene. Certo che però, Raffs, te le potrei trovare un nome un po' più facile da pronunciare. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Swing what you got for it gets old. When troubles get around, don't start in to frown.